Ma tutti quelli dall'hawaiano prendono questi. Vero? Figlio di mahana. Figlio di puttana. Non ci fa cuore. Ah, ma rotti che muoio. Ima. Ima. Stamattina. Ima io. Vieni qua. Come il napoletano. Ima, sì, sì, è molto hawaiano napoletano. Soffermati a guardare questo paesaggio, panorama. Guarda il minimalismo estremo di questo gioco. Tu non hai sentito le poche note di pianoforte che c'erano all'inizio? Perché ci siamo cuffiati da poco. Senti, senti. Gli frutti a destra che c'hanno gli occhietti. Bello, cioè, si preannuncia uno di quei titoli belli calmi, tranquilli, quelli che piacciono a te. Però si sente... Allora, poco prima abbiamo giocato un altro gioco. Xcel, che voleva avere un'atmosfera chill. Ma no. Ma irritava. Siamo a secco di Planet of Lana. Non sappiamo nulla. Forse abbiamo visto qualche breve screen, pezzo. Io ho visto solo screen. Quando l'hanno annunciato hanno fatto vedere qualcosina, ma credo fossero solo cinematiche, non pezzi di gameplay, quindi tant'è che di lì ho detto che questo è proprio il titolo per Mario. Ovviamente devo dire che l'impostazione pittorica mi fa impazzire. Sti bambini senza bocca, poi. Narameo. Senso abbastanza di libertà. Poi non so a livello di gameplay. Di gamepad. Allora è un gioco morbido. Guarda. Ok. Che non è un problema se non lo fanno action, ragazzi. Tutto qua. Però è un buon feeling alla fine perché. Tranne il salto. La prima bimba. Animazioni fan cagare. Senti con questa musica, lui che cade si rompe le costole. Olai. Olai, olai significa ciao, tipo, hola. Olai chi significa... Ciao a te. Mo io rubiamo, inculiamo qualcosa. Ah ok, ci insegnano lo stealth, ce lo insegnano nella cucina di questa che gli vuole fregare. Ora io metterei il paragone, questo inizio è quello di Xcel. Impietoso come paragone però. Si è fatto sgama. Ti cazzea. Ok, molto Little Nightmares, sta cosa molto bella. Ma poi ti cazzia però... Non ti uccide perché questa è una zona safe in cui non succede nulla di male se tu vedi. Però che cazzo. Questa una tonnellata. Come piombo sto bambino, è fatto di piombo. Guarda che carino. È una specie di cinghialotto. Un mostriciattolo in gabbia. Un cinghialattolo. Cioè... Abbiamo perso la bambina che ormai si è stata spostata. Vabbè, sappiamo cosa fare, no? Molto classica questa cosa. Siamo in tutorial. Ah. Wow. Ok, c'è fisica. Che non guasta mai. Subito pam la parte emotional, te la sbattono su. Poi senza testo, non serve che leggi, che segui, ti lasci guidare. Adesso l'abbraccio. Classico. Quattro stronzate in croce ti fanno capire tutto. No, tu non capisci le scritte, non capisci quello che dicono. Ma lo sai. Guarda che bello il cambio d'atmosfera, è arrivata la notte, c'è una stella cadente, una scia chimica, dipende da quanto siete addentro a certe meccaniche. Un paio di scie chimiche, forse qualcosa di più di un paio. Meteore? Ah, e mo ci fottono pure la sorella così, nel senso che la uccidono. Sono... capsule. Ah ok, vedi? Vabbè, era classico, cioè una di quelle cose normalissime. Cattura la nostra sorella, il nostro... Per farne che? Adesso torniamo al nostro villaggio che sarà stato scartavetrato via. Ed è tutto distrutto. Allora lui che gira la testa verso... bellissimo. Ci sono queste piccole finezze.
Poi tu torni al villaggio che è notte. Noi non abbiamo mai visto il villaggio di notte. Ti hanno fatto capire un po' tutte quante le situazioni già. Ed è cambiata di nuovo. Hai visto che ha rollato? Sì. Ma cazzo ragazzi, tanta roba finora. Ok, ora capisco tutti quegli incidenti che ci facevano finire in acqua. C'è la sgamata? No, no, siamo sotto. Ah, vedi, hanno preso tutti proprio. Mi piace pensare che se ci invadessero i robot avremmo qualche possibilità di passare inosservati. Sì, mi piace pensarlo, ma so esattamente che è impossibile. Saremmo morti se ci invadessero i robot. Ci prova, lui ci prova. E vale. Ci prova e ci riesce. Attenzione. Non sappiamo la portata di questo mostracchione. E adesso dai, non stai avendo problemi a farti la stealth. Attenzione, ci prova di nuovo. Potrebbe essere letale. Infatti è letale. È preso in culo fortissimo. Bello però che comunque si avventano se ti vedono. Ah, capito, lui avverte. Eh no, stai... Che cazzo ne so, non pensavo. Dovevo continuare a correre? No, è giusto. Oh, basta che non vieni qua, perché se vieni cazzo... È molto ben strutturato a livello di tempi, eh. Poi qua mi stai anche dando un po' il senso di impotenza, no? Sì, funziona molto bene. Sei un bambino de merda che inciampa da solo, casca contro dei robot. Non inciampa così spesso come quel bastardo di The Last Guardian, ma inciampa. Hilo. Un po' stremato. E ci sta che sia stanco. Anche perché la giornata è iniziata correndo come coglioni e finita correndo come coglioni, quindi... Ok, Planetop Lena. Stiamo giocando da 14 minuti e... Ed è successo di tutto. E farei il paragone qua. Senti, dobbiamo fare. Sono due stili grafici molto differenti, però non è che uno sia meglio di un altro. Sono tutti e due molto belli. E che proprio il comparto design, level design, che è completamente diverso. Vabbè, qui le musiche sono tipo tre spanne sopra. E va bene. Però se avessero fatto un gameplay così veloce, alle musiche ci saresti passato anche tu. Sì, che non sono brutte, sono fuori contesto. E soprattutto il fatto del... noi facciamo come paragone Excel, magari non l'avete ancora visto come gameplay. Cioè mi dispiace un sacco, quindi non sapete quanto... Credo che vedrete prima questo e poi Excel. Sì, sicuramente. Però il punto è che lì si parla tanto, si vuole spiegare, lo spiegone. Sì. Qua invece non si parla. Percepisci tutto però, ogni sfumatura. Il bambino che si gira a guardare cazzo di farfalle. Hilo! Ah, sorella rutta. Cos'è sta sopra? Ah no. In culo. Ok. Peccato per le animazioni della morte. Che non ci sono. Potevano essere stratrucide, invece ne le hanno detrucidizzate. Sì, potevano essere veramente truculenti. Come si allarga la schermata? Bello. È un cazzo di quadro ogni centimetro quadrato, sto coso. Sì, sai che non credo di poterla abbassare. Basta. Lei! Ok. C'è un altro porcio. C'è un porco, però non è qua. Sotto porcio Pilato. Non c'è nulla su cui nascondersi qua. Ah, cazzo. L'avrei fatto anch'io però. Cazzo di timing. Vai, corri.
Ah! Non è figlio di puttana! Vedi, essere molto veloce. No, è fatto apposta, tu non sali così lentamente. Opla! Bello, bello, caduto bello di peso proprio. X, che fai con X? Lo sposto. Mi fa cagare sotto. Allora devi salire di là. Ma puoi spostare, è bellissimo. Puoi spostare il cadavere, in effetti. Strano che lui ce la faccia, sono 600 kg di porco. Bella questa meccanica dei cadaveri. Uccidere i nemici a... Sì, questa è una cosa... Non mi spiego perché premendo lì si allunghi un coso, ma... Ok. È una trappola. Siamo interruttore. Probabilmente la risposta. A me questo coso farebbe comodo. Adesso lo sposti di là e si alzano. Ah, carino. Yes. E te l'ha spiegato con la scimmietta strana. Quindi adesso io ci passo sotto. Salgo da qui. Tie, i mahana. Fio di mahana. Fio di puttana. Ma tutti quelli dall'hawaiano prendono questi... Vero? Imaki! Imaki! Vieni qua! Come il napoletano. Sì, sì, è molto hawaiano-napoletano. Chiaramente qua si sono ispirati tantissimo a Limbo. E dal punto di vista della pittura degli ambienti, Miyazaki a strapalla proprio. Ma anche gli animaletti molto miazzacosi. Ok, brutto figlio di puttana. Niente, lui ti brasa, ok. Sono diventate un po' più violente queste morti. Opla! Ah! Cazzo! Ha inculato male! Salta il pezzo di merda! Salta male! La caga sotto di fare. Opla! Di timing, oh. Tutto preciso, attento. Tutto preciso. Dopo brasa lo devi rifare da capo. Vai. Oh, sono fregato solo. È la best friend forever. Secondo me adesso scopriamo come difenderci, no? O come farci molto male. Ma ce l'hai al mare. No, è un ricordo. Ma è l'inizio. Sembra la parte iniziale. Sì. Secondo me ci stanno i genitori veri. Può diventare che è creepy as fuck, ma non bello. Siamo ripresi. No, sta rivivendo quel momento lì. Se così sarebbe bellissimo comunque. Devastante, sarebbe. Se posso dire. Sarebbe una bastardata fotonica se finisse così. Con quello là è 10 minuti che ti spinge, ma tu non ti riprendi. Ah, ma pure quello parla. Mushikoku. Ah, lui si chiama Lan. E quindi quell'altro è Giovanno là. Ilio. Fa malottiga, mui. Ah, malottiga, mui. Ima. Olai. Ah. Siamo lì di aspettare o di seguirci? Di farlo stay. Ima. Sulle piante. Olai. Ah, no, non sulle piante.
Aia. Ima mui. E appunto la mamma da quella puttana. Olai. Ima. Vabbè, devi capire bene. Ima. Ok, deve stare esattamente dove sto io. Vai su. No, 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 lo uccidi. Vai su. Te lo dico perché se lo rifai un paio di volte sta cosa mi ammazza. Olai mui. È molto agile. Ima. 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 Ok, ce l'abbiamo fatta. Non viene. No, sì, passa lui... sopra, passa sopra. Devo passare. Dici dobbiamo per forza. Che cazzo è? Si fa ti. Perché la pietra si muove? C'erano sotto delle gambine. Ah, gli devi aprire il passaggio. Olai. Oh, guarda. Non pensavo, ragazzi, non pensavo così, si ammazza. Si è ammazzato malissimo, ragazzi. Che rimane proprio steso, capito? Sì, proprio muore. Ah, ti vuole prendere. Vuole prendere quel cazzetto. Se lo mangiano. Lo devi mettere di là, però se lo mangiano. No, no, ho capito dove devo metterlo. Se lo mangiano. Devo metterlo sotto quella cosa. Bello! Questo è carino. Tamaki. Ima mui. Tamaki. Stamaki. Ima io. E qua. Vai, vai, vai. Olai. Tamaki mui. Comunque, raga, bello, una bella successione di meccaniche interessanti. Molto, molto bello, sì. Ragazzi, che dire, non abbiamo veramente nulla da ridire su questo Planet of Lana. È bello da vedere, è bello da sentire, è bello da giocare. Non è il gioco più originale del mondo, perché alla fine è un genere esploratissimo anche da colossi enormi. Però entrare a gamba tesa nel mondo dei puzzle platform 2D dopo Playdead non è una cosa da tutti. Hanno preso delle cose che già esistevano, ma secondo me più si va avanti più cambieranno alcune questioni. Sì, sì, sì. C'è un po' di Oddworld, un po' di Limbo, un po' di Inside. Per me hanno iniziato piano, ti hanno fatto venire voglia di vedere, ma qualche cosa cambierà. Sicuramente ci saranno delle cose che stupiranno più avanti, perché hanno saputo usare bene tutto quello che c'era già, che esisteva già. Quindi qualcosa di bello me l'aspetto. Sono proprio contento, ragazzi, sta su Game Pass, fate la vostra mossa. E su Game Pass c'è anche Planet of Lana. No, su Game Pass, oltre a Planet of Lana, no, c'è un altro gioco. Scaricato. Planet of c'è Lana. Xcel. No, Xcel, lasciatelo perdere là dove sta. Planet of Lana.